Hello world, this is me and Greta. Today we have a very, very special episode here for you. We have been working hard to get this done and we're super excited. As you know, besides sailing, we also are really, really trying to be as eco-sustainable as possible, and we also founded our own organization called When Sailing Italy, with which we wanted to organize different eco-sustainable activities. Unfortunately, due to Corona, we had to quit a lot of those things. So instead of organizing ourselves something, we decided that we're going to use this year to present to you the amazing organizations who are already out there, who are fighting against climate change and pollution of air, sea and earth. So what is happening today? First, we're going to pick up Christina, who is working for World Rise on LIS, and she's going to explain us all about it. And then we're actually going to specifically show you two projects. The project number one is the one about the protection of dolphins here in Sardinia. So we're hopefully going to see some dolphins jumping around. And then we're going to talk about protection areas in the marine ecosystem. And we're going to free dive in one of the most beautiful spots here in Sardinia. Christina here in Golfo Aranci. She's actually responsible for the project of the dolphin protection here for World Rise on LIS. And we were already super lucky while moving here to this anchor spot to already see some dolphins. But enough about us, let's talk to Christina about who World Rise on LIS is and what they're doing. World Rise è nato dal sogno del nostro presidente che una volta finito i suoi studi all'estero ha deciso di importare quelle che erano le sue conoscenze per aiutare la salvaguardia del patrimonio naturalistico italiano, diciamo. È nata come un incontro tra i giovani professionisti che volevano applicare quelle che erano le loro conoscenze universitarie e quindi niente, è stata una riunione di appassionati che poi negli anni piano piano è sempre più cresciuta e siamo qua e portiamo avanti diversi progetti che si affacciano in diverse tematiche, tra cui la protezione dei delfini, come questo progetto che abbiamo qui a Golfo Aranci, nel nord della Sardegna. Ci permette di poter salvaguardare quelli che sono i delfini residenti proprio qui nel Golfo e che ipotizziamo utilizzino questa area per crescere e allevare i loro piccoli. Bellissimo. If you have already been following us, you know how much we love dolphins and how I freak out when we meet them. So for us this is an amazing project to be able to tell you. We also figured out that we ourselves don't really know how to behave when we meet dolphins. And Christina is going to tell us a little bit more now about dolphins and how we should protect them. Allora, il Golfo dei Delfini è nato proprio per questo motivo. I delfini costieri sono soggetti a numerose minacce, perché essendo costieri hanno molto a che fare con l'uomo. Quindi è necessario ai fini della loro sopravvivenza come specie attuare delle piccole regole di comportamento durante questi fantastici incontri che possiamo avere in mare, durante un'uscita, durante un'escursione. Quindi dobbiamo pensare agli operatori che escono, insomma, giornalmente applichino un protocollo di condotta che abbassi l'impatto su questi animali. Le cose fondamentali sono non interferire con la rotta degli animali, quindi non buttarsi a capofitto quando li si vede da lontano, ma avvicinarli ad una velocità minima di 5 nodi più o meno e mettere la barca in modo che loro nuotino parallelamente,
Ok. Tanto più se ci sono dei cuccioli con le mamme, cercare di evitare il disturbo il più possibile, non avvicinandosi troppo, sempre a una distanza minima di 50 metri, poi se ci si discosta ancora di più è meglio ovviamente, non solo perché si evita di investirli con la barca, anche se loro sono molto agili ovviamente essendo animali acquatici, ma anche perché il rumore che provoca il motore della barca, nello specifico il rumore di cavitazione delle eliche, vanno a interferire con quelli che sono i suoni che producono sia per la comunicazione sia per l'ecolocalizzazione. Cioè vuol dire che loro, grazie al biosonar, si rendono conto dell'ambiente che hanno intorno. Nel momento in cui questi rumori vanno a interferire con questi suoni che emettono, loro perdono l'orientamento e non sanno più dove si trovano. Beh, noi per fortunatamente col motore non possiamo mai più andare di 4 nodi, perciò per fortuna fino adesso siamo andati bene. Sì. Ci è andata bene. The time has arrived to go dive here in this amazing anchorage where we're going to find a crypt underwater. It's incredible what we saw beside the crypt itself, which is really, really beautiful. We discovered a lot of fish and other animals living in the sea. Thanks to Christina and her knowledge, we actually realized there are a lot of things that we don't know at all. So we appreciate even more to go to speak about the AMP project, who actually addresses exactly this problem. Il nostro progetto si chiama Full Immersion MSC. Diciamo il nostro ruolo è quello di affiancare i tirocinanti che vogliono approfondire il monitoraggio scientifico. Introduciamo al protocollo condiviso dell'associazione RickCheckMed, che permette di riconoscere le specie che si incontrano durante un'immersione o anche facendo snorkeling. La potenzialità di questo progetto è che chiunque può partecipare, è un progetto di citizen science e quindi chiunque sia appassionato di ambiente marino, seguendo la loro formazione, ha la possibilità di contribuire al loro progetto in qualunque paese si trovi del Mediterraneo. Bellissima! E quindi sì, molto formativa come esperienza, perché poi tutti i dati che vengono appunto raccolti in acqua vengono riportati su un software particolare che permette di geolocalizzarli sulla mappa e quindi poi contribuire agli studi scientifici sulla conservazione di queste specie. Bellissima. Sì. This is actually amazing. So you don't only learn something, but you also contribute to the general knowledge here in the Mediterranean. We think it's actually super interesting, so we're going to have a look at it more in detail and we'll tell you more about this in our next videos.